È pronto! Andiamo. Tu non tieni appetito. E quando si riesce a guadagnare in un giorno? Dipende da te. E' accotti, state fermi! Stanno sempre a pazziare. E accotti. Ah. Tu più ammazzi e più guadagni. Eh già. Noi ci alziamo che è notte, appena canta il gallo. L'ammazzate. E con l'aiuto di Dio cominciamo un'altra giornata. Ringraziando la Madonna. Sempre. E la casa è lontana? Siamo arrivati. No, no, dicevo la casa, quella dove abitate voi. Eccola. Non la vedi? Ma è un pollaio. Era. Adesso i polli non ci sono più. Ma è sempre un pollaio. Ma che modo di ragionare, figlio mio? Un pollaio senza i polli. Il padrone ce l'aveva offerta una casa. Ma la dovevamo pagare. Questa qua, invece, è gratuita. Entra. Guarda quanto è bella, ringraziando a Dio. Gian. Quello è Mimmo. Gian a voi. Salve. Qua dorme mio nipote sposato. Sì, sposato. Qua c'è Salvatore con la moglie. Ognuno... Ognuno ha il suo appartamentino. Sì, sì, beh... E lì... Dove? Lì. Qui? Ci dorme Mimmo, che è solo. E tu come fai senza donne? Uno s'arrangia. Perdon, madame. E io dove dovrei alloggiare? O di là che è ancora sotto sopra, oppure con Mimmo. Sotto sopra? Come ti piace. Ma non si potrebbe fare un buco nel tetto, così ogni tanto uno s'arza, si riposa? Non serve. No, Guarda le sedie, il tavolo. L'avete segato? A metà. A metà? Ma quello è perché sono le prime volte, figlio mio. No. A poco uno ci si abitua. E non si addrizza più. Guarda quanto è bella. Che? La Madonna di Pompei. Ah. Miracolosa. Io mi scuso, signora, ma più inchinato di così mi sembrerebbe adulazione. Allora, ti piace la casa? Beh, forse a cercare proprio bene. Un posto così si poteva trovare pure in Italia, no? Tu credi? Cercando. Io non dico di no, ma i soldi veri noi li abbiamo visti solo qua. E che ci fate con i soldi? Niente, si mettono via. Oggi noi qui ci abbiamo tutto. Ringraziando la Madonna. Ma un domani può venire anche il momento del bisogno. Un domani. Oh, ecco le nostre donne. Figlia, mamma e nipote. Salute. Saluto. Piacere. Benvenuto. Buongiorno. Queste non le avete segate a metà? No, no. Queste ci stanno giuste. E meno male che siamo di razza piccola. E là, c'è anche l'avvenire. Tu sta attento a non cresce, sa. Se no ti cacciano fuori dal pollaio. Ah, lui non c'è pericolo. C'ha già 12 anni. Ah, un bel ragazzone. Ci vai a scuola? E che ci deve andare a fare? Sto scuola tedesca, non capisce. E già, e poi si capisce, è capace pure che si ammazza. Questo conosce solo la lingua dei polli. Senti come lo fa bene. Prova ancora. Fai sentire a Ninetta, fai sentire. No, grazie, ho già sentito. No, lo può fare meglio, molto vabbè, ma meglio. Ma già fatto, non insistete.